contamina dalla realtà. L'Italia ha un ruolo di assoluto rilievo nel confronto del design mondiale ed è appunto un ruolo storico che trova le sue radici negli anni 50 per quanto riguarda il design propriamente detto, quindi il design poi la produzione industriale. In questo momento che viene affrontato appunto in mostra, che è il periodo storico dal 1900 al 1940, c'è questo, diciamo, tentativo di rielaborare una tradizione che è l'altissima tradizione italiana, quella che poi ci deriva dal nostro passato storico, dal Rinascimento, in forme nuove, moderne. Era un momento in cui l'Italia doveva mettersi al passo con i tempi, perché l'Italia era una nazione giovane che aveva appena trovato la sua unità e quindi cerca proprio un linguaggio che la identifichi. You have a question mark, Dolce Vita. So is it possible that during a period of historical period so troubled, so full of disasters like the First World War and the Second World War, so many beautiful, precious, refined objects could be come to life? Cogeval ha immaginato questa mostra segnata dal punto di vista della pittura da alcuni capolavori e invece integrata con tutta l'eccellenza dell'artigianato, alto artigianato artistico italiano, che è poco conosciuto in Francia, anzi quasi per nulla, ma anche poco conosciuto qua. Dopo la stagione del Liberty, che è una stagione, è l'età giolittiana, quindi è anche una stagione di benessere per l'Italia, c'è l'irruzione del movimento d'avanguardia, il futurismo, che stravolge tutti i canoni del linguaggio artistico, quindi non solo della pittura, ma appunto attraverso quello che Balla e De Pero chiamano la ricostruzione futurista dell'universo. Tutti gli aspetti della vita quotidiana e della creatività.